questa puntata. Un anno di legislatura, il bilancio. Ufficio decentrato a San Rossore, più vicini ai cittadini. Un progetto per rilanciare i programmi dell'accesso. Escursionismo, il 23 e 24 ottobre, il congresso. ...54 sedute del Consiglio regionale con un tasso medio di presenza dei consiglieri del 96%, 46 proposte di legge approvate e 192 mozioni. Sono alcuni dei dati emersi in occasione della presentazione del bilancio del primo anno di legislatura dell'Assemblea Toscana che si è insediata nell'ottobre scorso dopo le elezioni regionali. Tra gli altri atti approvati dal Consiglio ci sono anche 117 proposte di deliberazione, 55 risoluzioni e 55 ordini del giorno. È stato un anno difficile, complicato per tante famiglie toscane, per tante imprese, ma io voglio ringraziare il lavoro di tutti i colleghi consiglieri regionali, dei colleghi membri dell'ufficio di presidenza, i capigruppo, perché abbiamo dimostrato tutti insieme senso di responsabilità in un tempo difficile. Abbiamo cercato di lavorare insieme per dare risposte, le migliori ai cittadini della Toscana. A volte forse non ci siamo riusciti, ma l'abbiamo fatto davvero sulle questioni principali, cercando di ascoltare tutte le voci, anche quelle più critiche, con un unico obiettivo: fare in modo che i cittadini potessero uscire velocemente da questa terribile pandemia. Ora abbiamo il compito di rilanciare, cercando da subito di fare in modo che questa diventi davvero e fino in fondo la casa di tutti i toscani. Abbiamo investito tanto su un processo di apertura, di partecipazione attraverso strumenti di digitalizzazione più evoluti. Io voglio ringraziare anche gli uffici che in questi mesi di lavoro, anche a distanza, ci hanno supportato nel trovare le soluzioni migliori. E da ora ci sarà un nuovo sito in consiglio.it in cui sarà possibile seguire attraverso strumenti evoluti l'iter delle nostre leggi, prendere pareri, sollecitazioni che arrivano dai cittadini. Consentitemi di ringraziare i presidenti delle commissioni. Non era facile lavorare a distanza, come vedrete dai numeri, hanno prodotto un lavoro enorme e hanno dato ai cittadini tante risposte che ci attendevamo. Noi come ufficio di presidenza abbiamo provato lì dove la Giunta non ce la faceva anche a sostenere, penso agli operatori della cultura, penso ai maestri di sci, penso a tante altre categorie che erano in difficoltà con nostre proposte di legge, anche un minimo di sostegno. Ora dobbiamo guardare avanti, lanceremo quest'idea su cui stiamo lavorando di fare una fotografia di quella che sarà la Toscana del 2050, la Toscana dei nostri figli, una terra aperta, accogliente, una terra che guardi al futuro senza subire i cambiamenti enormi che stiamo vivendo. È una sfida complicata, ma sono certo che con l'impegno di tutti i colleghi e di tutte le colleghe saremo in grado di dare quelle risposte che oggi servono. Un bilancio di un anno importante, va dato merito all'attività dei colleghi, in particolar modo del Presidente e di tutti i gruppi consiliari che non ha mai interrotto la propria attività. Era un esempio, un dovere che dovevamo in un anno difficile, quello della pandemia che terminava e che doveva rilanciare questa azione di contrasto alla pandemia, ma nel frattempo non poteva interrompersi l'attività di sostegno e supporto al lavoro della nostra giunta regionale, iniziative legislative. Credo che si sia contraddistinto con un anno di buona collaborazione, con uno spirito che vedo cresciuto rispetto all'esperienza che io ho vissuto in passato di collaborazione fra gruppi consiliari, quindi io credo che ci sia stato anche una forma di crescita fondamentalmente di collaborazione nel distinguo dei ruoli, quindi un anno positivo che ha visto dei passaggi importanti. Penso innanzitutto il sostegno all'attività di vaccinazione, l'importanza e il sostegno al nostro Presidente, e nel contempo un anno che ha visto iniziare degli iter legislativi importanti, e quindi credo che questo sia stato l'elemento più importante di un'assemblea legislativa come la nostra, che non poteva fermarsi, non si è fermata, ha dato questo esempio e credo che sia corretto proseguire in questa direzione. Un anno particolare che è stato segnato dalla pandemia e quindi con delle modalità particolari di svolgimento dei lavori. Quello che anche nell'ultimo ufficio di presidenza ho auspicato, trovando una sensibilità peraltro comune, è quello che si svolga sempre più in presenza il lavoro. E questo è fondamentale con tutte le norme che devono essere osservate. Questi sono segnali importanti, ecco, di ritorno un po' alla normalità, al quale tutti noi auspichiamo.
Di certo c'è stato un tentativo continuo di parlarci, di confronto, per rendere sempre più trasparente e aperta, ecco, diciamo questa che è praticamente il cuore della regione toscana, per far sì che i cittadini toscani possano essere finalmente debitamente informati delle nostre attività. Ecco, ci sia quella digitalizzazione, quella trasparenza necessaria per far sì che tutto si svolga veramente in modo chiaro. Questo è l'auspicio che vogliamo noi, quello di poter continuare a fare anche pagine come quella della consegna della Costituzione ragazzi, la Costituzione repubblicana va letta, va conosciuta partendo dalle scuole. Abbiamo fatto dei momenti importanti di condivisione. Auspichiamo che vi sia sempre più il lavoro anche per salvaguardare pienamente i diritti delle opposizioni e questo è fondamentale proprio perché tutto si deve svolgere secondo quello che è la nostra tradizione repubblicana e democratica. Inaugurato l'ufficio decentrato del Consiglio regionale nella Palazzina Reale del Parco di San Rossore, un luogo di incontro e spazio di ascolto che sarà di tutti i consiglieri regionali per avvicinare i cittadini all'amministrazione regionale con più servizi e senza aumento di costi. Avvicinare le istituzioni ai cittadini era uno degli impegni che ci siamo presi all'inizio di questa legislatura e oggi, aprendo questo luogo di incontro, questo spazio di ascolto, non è uno spazio di ascolto del Presidente del Consiglio regionale, ma uno spazio di ascolto di tutti i consiglieri regionali. Il nostro obiettivo è guardare le persone negli occhi e cercare di dare quelle risposte, specialmente in un tempo post-pandemico che i cittadini, le associazioni, le imprese, le categorie economiche ci propongono. È qualcosa di importante e di altamente innovativo. Lo facciamo oggi a Pisa, lo faremo negli altri territori della Toscana, perché l'obiettivo è sempre più quello di fare il Consiglio regionale un luogo aperto che arrivi in quella che abbiamo chiamato la Toscana diffusa, dovunque e dia quelle risposte che i cittadini da tempo aspettano dalla politica. Le ultime elezioni ci hanno dato un ulteriore messaggio della disaffezione dei cittadini dalla politica e noi invece dobbiamo far conoscere il lavoro che facciamo, i temi della sanità, dell'ambiente, dell'innovazione e lo facciamo in uno dei luoghi più belli della Toscana, nel Parco di San Rossore. Questo è un luogo delle opportunità, un luogo che può diventare davvero esperimento per le imprese, per i soggetti che vogliono investire sulla sostenibilità. Il futuro del nostro paese passa attraverso la sostenibilità, il futuro della Toscana passa attraverso la capacità di saper leggere in anticipo il futuro ed è quello che vogliamo fare qui a San Rossore. Io penso che si possano offrire più servizi senza aumentare i costi e quello che abbiamo fatto anche scegliendo un immobile già in essere da parte della Regione qui nel Parco di San Rossore e lo stesso faremo in tutti gli altri territori in cui andremo ad aprire una sede distaccata del Consiglio regionale. Più vicini ai cittadini senza aumento di costo per i cittadini. Beh, diciamo che il forte astensionismo è un dato oggettivo rispetto al quale la politica e le istituzioni si devono confrontare, quindi avvicinare le istituzioni ai cittadini, ai territori è comunque un dovere in questo momento più che in altri momenti storici. Il fatto di aprire questo ufficio della Regione Toscana qua a Pisa dentro il Parco di San Rossore va in questa direzione, inoltre, come ho sottolineato e voglio sottolineare anche in questa occasione, a far capire che la Regione non è soltanto Firenze. Troppo spesso, anche giustamente, si è pensato che la Regione Toscana fosse una questione fiorentina o dell'area metropolitana fiorentina, no, la Regione è comunque un'istituzione di tutti i territori e quindi è giusto che ci sia anche una rappresentanza forte nel territorio di Pisa che merita un tipo di attenzione di questo genere. Rilanciare i programmi dell'accesso, gli spazi di comunicazione a disposizione sui canali RAI in onda il sabato mattina. È l'obiettivo del progetto promosso da Corecom Toscana che consente alle associazioni che intendono partecipare ai programmi dell'accesso di avvalersi degli studenti dell'Università di Firenze che hanno partecipato al master del progetto. Ringrazio il presidente del Corecom Enzo Brogi per questa opportunità. Da quando sono diventato presidente del Consiglio regionale
Ho sempre detto che questo deve diventare il luogo per dare voce a chi ha meno voce, quindi bene che oggi ci sia un ulteriore passo avanti insieme all'Università di Firenze, insieme alla RAI, dare più spazio per quelle che sono le trasmissioni di accesso ai gruppi di consumatori, alle associazioni, per cercare di mandare messaggi più chiari, migliori ai cittadini della nostra regione. Una democrazia funziona di più quando ognuno di noi è più consapevole di quello che ha di fronte, di quello che può accadere. Quindi ogni qualvolta c'è uno spazio di democrazia in più, io non posso che essere contento e quindi ringrazio ancora il Presidente Brogi per l'ottimo lavoro che sta svolgendo, ringrazio l'Università di Firenze e la RAI per questa nuova importante opportunità. Nel 1975 per la riforma della RAI furono programmate questa esperienza molto bella di affidare a associazioni, sindacati, movimenti pacifisti, religiosi, uno spazio pubblico per poter proporre le loro idee, i loro programmi, i loro progetti. Con il passare degli anni questa opportunità si è via via svilita e oggi il programma dell'accesso è uno spazio a disposizione ma estremamente poco qualificante, senza nessun appeal e soprattutto non è visto da nessuno. Allora con la RAI e con l'Università di Firenze abbiamo provato a mettere insieme questo spazio da parte della RAI, ma anche l'esperienza di un dipartimento che studia la comunicazione per affidare ai ragazzi un'opportunità per costruire loro i programmi che le associazioni utilizzeranno per le loro comunicazioni. Per cui dal prossimo mese i programmi dell'accesso saranno gestiti dall'università e tutti coloro che vorranno utilizzarlo potranno utilizzare questo spazio in un modo più dinamico, più comunicativo e più performante. Abbiamo pensato a un master che fosse professionalizzante, a un master che oltre a fornire tante conoscenze parlasse di competenze e quindi rendesse questi studenti duttili, versatili, un po' nell'ottica dei liberal studies, no? Di fornire tutta una gamma, tutta una serie di competenze per renderli poi disponibili a quella che sarà la formazione in azienda. A 73 anni dalla prima edizione del 1948 torna a Firenze il secondo congresso della Federazione Italiana Escursionismo. Tra i temi principali i sentieri che attraversano l'Europa, ma anche l'impegno per la protezione dell'ambiente, il turismo ecosostenibile e le attività sportive. Qui presentiamo quelli che sono i sentieri digitali attraverso una app che permettano ai cittadini di poter conoscere meglio il nostro territorio, di poterlo vivere in maniera moderna, di poter costruire le condizioni perché ognuno si senta sempre più a casa sua nella nostra Toscana. Un grazie davvero agli organizzatori, un grazie alla collega, alla Presidente Bugetti per aver voluto portare qui nelle sale del Consiglio regionale questo momento e davvero che sia la strada, a proposito di sentieri, giusta da perseguire. Io ne sono convinto e farò di tutto perché nei prossimi anni la Toscana, il Consiglio regionale diventino sempre più un luogo in cui l'innovazione e la tradizione si possano legare insieme. Questa è la strada che abbiamo tracciato, questa è la strada che perseguiremo con forza nei prossimi mesi. Per noi è importantissimo perché specialmente dopo il periodo che abbiamo vissuto c'è stato un recupero, un ritorno, un'attenzione alle nostre montagne, ai nostri percorsi e anche alla rete escursionistica europea di cui parleranno in questo congresso. Per noi vuol dire sviluppo economico, vuol dire PIL, vuol dire turismo, ma vuol dire anche salute. Quindi è un tema che coniuga tanti aspetti e soprattutto tante associazioni in rete che esistono da tantissimi anni e che fanno quell'azione sociale che ci permette di far scoprire le nostre bellezze. Quindi è sicuramente un motore turistico, ma è anche qualcosa che parla di benessere e che parla di un recupero di una parte della nostra Toscana che spesso è nascosta e quindi loro ci aiutano proprio a scoprire le bellezze della nostra regione.